era facile d'approccio, contro una squadra, secondo me, molto talentuosa. Non a caso l'ultima settimana aveva perso con Bergamo dopo un supplementare. Una squadra che ha giocatori di spessore e con grande talento. Abbiamo approcciato la gara con, sapendo che sarebbe stata una battaglia, e lavorando tanto in settimana dal punto di vista di atteggiamento. La mia squadra in questo momento sta cercando di costruire delle sicurezze. E durante la partita abbiamo giocato discretamente bene i primi due quarti, cercando di trovare anche dei tiri buoni che non sono andati dentro e che non portavano a frutto tutto il lavoro. In difesa invece i primi due quarti siamo stati poco solidi nel tenere l'uno contro uno, la loro capacità primaria di battere l'uomo, soprattutto con i lunghi, anche se li abbiamo limitati nel tiro a tre punti, abbiamo subito troppi morti. Invece il terzo e quarto quarto abbiamo allungato la difesa, abbiamo cercato di sporcare l'entrata dei giochi e così abbiamo cercato di cambiare il ritmo partita, trovando poi fiducia e continuità nel tiro. Come tutti sanno, quando fai qualche canestro non è che la fiducia la prende sulla difesa, ma anche quando fai un canestro in attacco. Siamo riusciti a poi consolidare tutto il lavoro. Devo dire che però prima la cosa principale che ci tenevo a dire è che, come ha detto un tuo collega, ringrazio tutte quelle persone che oggi sono venute a vedere la Bacchieri. C'erano altre partite quest'oggi, si poteva essere o fedeli o infedeli. A tutti i fedeli da parte mia della squadra un ringraziamento di cuore, perché vuol dire essere attaccati alla propria città, e a coloro che fino adesso, come la proprietà, hanno portato avanti i colori di questa città. Quindi un grazie in particolare, perché per noi sono fondamentali e io lo sento, lo dico in modo sincero. Altra cosa che purtroppo tutti siamo anche deviati da ambizioni, da situazioni dove ci aspettiamo sempre che succeda che la squadra giochi bene e che la squadra abbia sempre dei risultati e un atteggiamento. Questa è una squadra di uomini che sta cercando di far questo, a volte commette degli errori, ma chi non commette degli errori nella vita poi non impara, che però sta cercando di creare una famiglia all'interno dello spogliatoio e quindi giocare non solo per se stessi ma anche per compagni. Non è una cosa facile, però vedo tutti con grande disponibilità, quindi mi porto via alla fine il pensiero del pubblico, che secondo me fa parte di questa famiglia, quelle persone che è allargata alla squadra, e quindi lavoriamo su questi che sono secondo me i punti fondamentali. Poi se ci sarà quella magia che creiamo insieme, potremo fare anche dei risultati contro squadre importanti come questa di oggi. Qualche settimana qua eravamo qui a parlare delle difficoltà dei singoli, alcuni colleghi insomma parlavano di un Giuliano Samoggia che non era ancora entrato. Oggi partita incredibile da parte sua, ma non solo, sono tante individualità che sono emerse. Giuliano è un ragazzo che è molto introspettivo, e quando che lo si vede che brontola, che si incavola, che spaccherebbe la panchina, è sempre rivolto a se stesso. Purtroppo, dico, perché io non ci scherzo, questo indizio su se stesso è troppo giudice con se stesso, pretende molto e sa che la società, la proprietà ha investito molto su di lui, quindi si sente responsabile. Oggi secondo me, forse anche dovuto a dei cambi anticipati per via di infortunio, lui si è trovato iniziare bene, come tutti i giocatori che hanno del talento, poi ha dato quello che poteva dare. Siamo sulla strada giusta, la cosa che mi piace più è che lui ha regalato ai ragazzi e oggi ha giocato meno pensando a quello che poteva fare giusto o sbagliato, ma a quello che poteva dare anche per la squadra. Quindi rappresenta quello che Giuliano Samoggia è stato sempre nella storia del basket fino adesso. Ultima partita, c'è stato un atteggiamento magari in alcune situazioni un po', sembrava quasi remissivo della squadra, oggi assolutamente no, momenti di difficoltà, lotta dura, Piacenza non ha mai avuto paura oggi. No, io sinceramente ho timore di tutti, paura di nessuno,